Allora, sì, mi presento, sono l'architetto Cristina Zambelli di GPPA Architects. Oggi parleremo appunto di innovazione e sostenibilità legato al mondo dell'ufficio, quindi la progettazione degli spazi di lavoro. Allora, vi farò una piccola premessa su chi siamo, giusto per darvi un po' un'idea di come operiamo. GPPA Architects è uno studio di architettura che fondato dagli architetti Antonio Gioli e Federica De Leva, con esperienza di ormai 20 anni nel design integrato, lavorando sia in Italia che all'estero. Ci siamo specializzati su una vasta gamma di progetti, quindi ci occupiamo sia di nuove costruzioni che di ristrutturazioni, e volevo sottolineare, per poi introdurre l'argomento, che quello che caratterizza il lavoro di GPPA è l'attenzione che cerchiamo di porre sull'impatto che hanno i progetti, sia dal punto di vista sociale che ambientale. E quindi per noi un progetto, diciamo, del futuro, quindi 4.0, deve sì essere un impegno tecnico che quindi integri quella che è la tecnologia che abbiamo oggi a disposizione, ma anche e soprattutto un impegno sociale, che, come sappiamo, i progetti possono contribuire al miglioramento della nostra società. E quindi la vera sfida dei progettisti di oggi è quella di bilanciare questa sostenibilità sia a livello sociale che ambientale. Il nostro approccio cerchiamo di applicarlo a diverse tipologie di progetti, quindi lavoriamo nel mondo dell'architettura, dove l'obiettivo è sempre quello di cercare una sintesi tra la forma e la funzione. Qui abbiamo alcuni esempi di progetti sviluppati principalmente a Milano, edifici per ufficio e residenziali, a parte questo che è il Porsche Experience Center, che è in Franciacorta, con esempio di edificio multifunzionale. Lavoriamo poi nel mondo del retail, con aziende principalmente nel settore di lusso, prendendo da loro la visione e trasformando, diciamo, in realtà quelli che sono i loro principi. E nel settore dell'interior di lusso, sia in termini di progetti residenziali che ristorazione. L'ultima categoria, che poi è il focus dell'intervento di oggi, invece è quello del corporate design. E soprattutto in questo ambito l'obiettivo è quello di porre sempre al centro il benessere delle persone, quindi siamo guidati un po' dall'idea che gli spazi possano migliorare la qualità della vita delle persone. Infatti lo spazio esercita un ruolo importante, un'influenza importante sul nostro benessere, sia a livello fisico che psicologico, e quindi un approccio consapevole può sicuramente contribuire a ridurre quello che è lo stress, aumentare la produttività, ma anche la soddisfazione degli utenti. E queste sono premesse fondamentali per introdurre i due progetti di cui vi parlerò oggi, che sono nati entrambi da un momento storico, come anticipava, di grandi cambiamenti, che sicuramente la pandemia ha accelerato, che in realtà erano già in atto prima del Covid. Le aziende infatti oggi si ritrovano ad operare in un contesto sempre più caratterizzato dal divario di reale e digitale, e quindi che ha dato sempre più spazio a delle modalità lavorative nuove che probabilmente tutti conosciamo, quindi il famoso lavoro ibrido, un lavoro più flessibile dove sicuramente posso lavorare dove voglio, in ufficio, a casa, in diverse modalità, migliorando magari l'equilibrio tra la mia vita personale e professionale, ma allo stesso tempo questo porta anche a una minore interazione a livello sociale e quindi meno engagement da parte delle persone nella cultura aziendale. Quindi la sfida delle aziende è quella di cercare comunque, nonostante questo divario, di trasmettere i propri valori, e lo spazio gioca un ruolo fondamentale in questo scenario, nel senso che ripensare l'ufficio può dare risposta sia a livello funzionale a quelle che sono le modalità lavorative, ma può anche farsi veicolo proprio di quelli che sono i valori e la cultura aziendale, aumentando il senso di appartenenza degli utenti alle organizzazioni. Le persone sono infatti il vero valore delle aziende, quindi è bene che il loro benessere torni al centro dell'attenzione del progettista. Il primo progetto di cui vi parlerò è la ristrutturazione dell'headquarter di Birra Peroni, che abbiamo recentemente concluso a Roma, e nasce proprio da questi presupposti. Quindi Birra Peroni nel 2020 decide di dare una nuova vita, di rinnovare il proprio headquarter, con l'intento di perseguire quella che è la nuova strategia
dell'organizzazione, che si basa su questi due principi, quindi planet positivity e meaningful connections, quindi che significa connessioni significative, cioè dare spazio alle relazioni e riportare allo stesso tempo con un approccio sostenibile l'attenzione sul benessere dell'utente e dell'ambiente. Questo progetto è stato seguito in collaborazione con lo studio Revalio di Cristiana Cutrona, che è specializzato in progettazione di spazi di lavoro e workplace strategy. È stato diviso per fasi, quindi parte la prima parte si concentra su quello che vedremo, chiameremo edificio 11, che è la vera area operativa, che è stata conclusa nel 2021, e gli anni successivi gli altri due edifici. Abbiamo deciso di strutturare un po' il racconto di questo progetto seguendo quelli che sono i filoni, i temi di funzionalità, estetica e sostenibilità, che poi è il focus, no, dell'evento di oggi, che però è anche un po' l'approccio che seguiamo. E quindi funzionalità, vi presenterò quello che è stato il modello di spazio, quindi un modello innovativo che potesse rispondere a queste nuove esigenze lavorative. Vi faccio un'introduzione su dove ci troviamo. Allora, siamo nel quartiere di Tor Sapienza a Roma, dove Peroni si è insediata già nel dopoguerra e dove ha tutto lo stabilimento produttivo, che è quest'area qua, e l'edificio evidenziato in rosso è quello su cui noi ci siamo concentrati, è la parte, diciamo, l'edificio direzionale. Si tratta di un edificio industriale storico che quindi ha anche un alto valore architettonico, perché come vediamo è un edificio interessante, con una prevalenza di utilizzo del cemento e anche di elementi prefabbricati che possiamo vedere nella facciata, che quindi si è deciso di conservare. Però allo stesso punto di vista vediamo che le aree esterne, essendo uno stabilimento produttivo, non sono molto valorizzate, sono utilizzate principalmente oggi come parcheggio e come area, diciamo, operativa. Passando all'interno, anche in questo caso vediamo un edificio un po' obsoleto, soprattutto a livello distributivo. Prima dell'intervento era molto labirintico, quindi c'è questi corridoi molto chiusi che non permettevano la permeabilità tra gli spazi, e anche lo spazio mensa, che poi è stato un po' il fulcro della seconda fase del progetto, era un ambiente interessante, perché comunque, come vediamo, questo spazio ha degli elementi interessanti dal punto di vista architettonico, a partire dalla sua altezza molto elevata, molto luminoso, però si presentava come uno spazio poco rappresentativo e chiuso, soprattutto poco fruibile durante il giorno, quindi lavorava solo negli orari canonici della pausa pranzo, diciamo. Questo invece è lo spazio di connessione tra l'edificio della mensa e l'edificio degli uffici, che anche qui vediamo aveva una destinazione funzionale poco chiara e poco permeabile. Però, come dicevo, è un edificio che aveva anche degli spunti interessanti che abbiamo deciso di preservare, quindi queste pareti di cemento, questo stile industriale che poi sono stati un po' alla base delle nostre scelte dal punto di vista estetico. Qui vediamo un po' a livello planimetrico come funziona questo sistema. Quindi, come dicevo prima, si tratta di tre edifici. L'edificio 13, tra l'altro, aveva subito già una ristrutturazione nel 2006 e quindi è stato solo in parte rivisto, mentre l'intervento si è focalizzato soprattutto sul 12 e il 13. Il 12, che è in posizione baricentrica, presentava prima dell'intervento questo grande blocco mensa proprio al centro dello spazio, con questi corridoi, diciamo, labirintici che non permettevano la connessione tra i due edifici, quindi si poneva come un limite sia fisico che visivo per connettere le due aree di lavoro. E inoltre in entrambi gli edifici destinati ad uso ufficio c'era uno sbilanciamento tra quella che è l'area operativa e l'area di supporti, quindi tante postazioni di lavoro, molta densità, pochi supporti per le attività, quindi sale riunioni, supporti di vario genere. Questo limite abbiamo cercato di farlo diventare un'opportunità, quindi la posizione baricentrica dell'edificio mensa diventa un'opportunità per riconnettere tutto il sistema operativo, e quindi trasformiamo quello che era un blocco chiuso nel vero e proprio cuore, che è il social condenser del nostro progetto, cercando anche di dare una nuova destinazione d'uso. Quindi vedremo poi, lo spazio non è più solo una mensa utilizzabile
durante la pausa pranzo, ma diventa uno spazio che si può vivere in diversi momenti della giornata. E questo è stato possibile attraverso alcune diciamo azioni di progetto che cerchiamo di riassumere con questa diapositiva. La prima è sicuramente una riorganizzazione spaziale, quindi la trasformazione di quello che era un corridoio servente in uno spazio vissuto, una distribuzione seppur centrale che prende tra l'altro diverse dimensioni, si allarga e si restringe creando degli spazi di decompressione attorno al cui si sviluppano le diverse funzioni. E lo snodo principale tra i due edifici diventa il vero spazio di aggregazione e relazione in cui le persone possono avere dei momenti di socialità. Questo è stato possibile attraverso la ridistribuzione dei nuclei di servizio, quindi al di là dei servizi igienici, ma principalmente il blocco della mensa e gli spazi tecnici della cucina sono stati tutti riorganizzati lungo la facciata che guarda verso la fabbrica in modo da liberare lo spazio nella fascia superiore. E questa apertura si riflette anche con la connessione verso l'esterno, quindi l'idea è stata quella di cercare di aumentare l'apertura sia in termini di trasparenza, quindi intervenendo sulle vetrate della facciata, ma anche creando delle connessioni e delle opportunità all'esterno, quindi riqualificando quelle che sono le aree esterne e dando nuove opportunità funzionali. Solitamente operiamo in questo modo, quindi è importante capire prima di approcciare un progetto chi è il nostro interlocutore, quindi partiamo sempre da quella che è un'analisi dell'azienda, di quali sono le parole chiave, i valori in cui si riflette, e nel caso di Peroni questo ha portato a identificare alcune parole chiave che poi si rifletteranno sia nel modello di spazio che nella proposta estetica. E quindi un ambiente sicuramente identitario, quindi possa riflettere quella che è la leadership riconosciuta dell'azienda e l'identità nazionale e locale di Peroni. Sostenibile, come dicevamo prima, quindi l'attenzione sia verso il benessere degli utenti che dell'ambiente. Semplice e inclusivo, quindi che l'utente possa facilmente fruire, aperto e innovativo, quindi che stimoli la creatività e anche tecnologico. Questi sono quindi dei concetti che vengono diciamo riflessi in determinate tipologie di spazio. Questo è un po' il risultato di tutte queste premesse, quindi come vedete abbiamo ottenuto quello che è un ambiente molto più aperto, trasparente e fluido. Quindi l'edificio 12, come dicevo prima, si apre verso l'esterno, è un ambiente totalmente flessibile e riconfigurabile. Abbiamo cercato di dare valore alla connessione tra i due edifici e l'area operativa che vedremo in seguito sviluppa risponde diciamo a quelle che sono le nuove esigenze funzionali e organizzative dell'azienda. Quindi nello specifico l'edificio 12, come dicevo prima, mantiene comunque la funzione, la destinazione d'uso, diciamo, della mensa, ma diventa uno spazio che si può vivere in diversi momenti della giornata. Quindi questa prima area è quella in cui si sviluppa quella che loro adesso chiamano canteen, attorno al pub centrale, che è il pub Peroni, in cui si possono, è un po' diciamo, una celebrazione di quello che è il prodotto e può essere utilizzato in momenti di eventi, degustazioni. E attorno a questo si sviluppano queste sedute diciamo, caratterizzate dall'integrazione del verde, che sono utilizzate come appunto spazi break durante la ristorazione, ma anche durante il giorno posso utilizzarli per fare una riunione informale con un collega, piuttosto che momenti di concentrazione in cui lo spazio magari non è operativo per il servizio mensa. È uno spazio sempre fruibile, la parte che si chiude quando non è in servizio è la sala di somministrazione, quindi questo ha permesso di guadagnare molto più spazio rispetto a quello che avevamo prima. Nell'altra area invece, quella che abbiamo definito area breakout in formal working, è un'area che risponde a due esigenze dell'azienda. Da un lato offre degli spazi totalmente riconfigurabili direttamente dall'utente, quindi come vediamo in questa immagine la scelta è stata quella di proporre degli arredi mobili, delle lavagne su rotelle, in modo che l'utente stesso, in base alle necessità del momento, potesse utilizzarlo secondo le proprie necessità.
Ma il motivo per cui sono stati scelti degli RD di questo tipo è anche perché l'azienda aveva una necessità di avere un grande spazio in cui fare degli eventi o delle conferenze, e quindi abbiamo introdotto questo elemento, questo palco, che in caso di eventi aziendali diventa un po' il fulcro, no, del sistema, e quindi tutta quest'area si può riconfigurare per diversi tipi di configurazioni, più per eventi, cioè può essere totalmente aperta o allestita per una conferenza. Come infatti questo è un esempio della presentazione dell'opening event in cui stavano appunto utilizzando questo palco e questo spazio con questa modalità. E questo è un po' quello che è il social condenser, quindi questa grande gradonata che unisce quelli che erano prima due edifici divisi, diventando uno spazio di relazione e aggregazione aziendale. È stato proprio demolito, vediamo se riesco a farvelo vedere da qui, il muro che divideva sia a livello fisico ma anche ideologico i due edifici, e quindi questo senso di apertura è stato enfatizzato dalla presenza di questa gradonata. L'altro edificio invece è quello appunto più operativo, i veri e propri uffici. Anche in questo caso la premessa fondamentale da fare è che Peroni ha deciso di applicare un modello di postazioni non assegnate, quindi libere. E quindi il layout ha ovviamente cercato di dare una risposta a questa esigenza. Le aree più pubbliche sono collocate nei due poli all'ingresso e all'estremità. Ci sono poi quelli che sono i blocchi, diciamo, riunione, con delle sale riunioni di diverso taglio per venire incontro a diverse necessità, e poi, come vediamo, lo spazio di distribuzione, che anche grazie al disegno della pavimentazione si allarga e si restringe, non è più solo un corridoio ma uno spazio in cui io trovo delle opportunità lavorative, quindi sono stati collocati tutti i supporti di taglio più piccolo. Un'azione importante da sottolineare è che, non so se avete notato, in questo layout non ci sono degli uffici chiusi, quindi anche i dirigenti hanno deciso di stare in open space insieme agli altri, quindi hanno un'area assegnata, perché ovviamente il board, il management ha un tavolo assegnato, ma sono tutti insieme in un grande long bench, quindi in un'area al centro dello spazio accessibile e visibile da tutti gli utenti. Questo aiuta un po' a ribilanciare quella che è la visione che tendenzialmente si ha del management, no? Quindi loro hanno proprio deciso di demistificare quella che è la figura dei dirigenti, ponendosi allo stesso piano, allo stesso livello degli altri. E dal punto di vista poi delle aree operative, proprio perché appunto lo spazio dell'ufficio oggi è diverso da quello di prima, avendo io la possibilità di lavorare sia da casa che in ufficio, quando vado in ufficio probabilmente ho delle necessità diverse, ho sì bisogno magari di momenti di concentrazione, quindi sono state pensate delle zone un po' private, con un allestimento di un certo tipo, pannellature acustiche, degli elementi distanziatori che aumentassero un po' quello che è lo spazio personale per darmi possibilità di fare delle attività più di concentrazione, ma ho anche tante opportunità di condivisione, quindi abbiamo inserito anche dei long bench, quindi delle vere e proprie postazioni operative che però sono più volte a un'attività un po' più collaborativa. L'area all'ingresso inoltre è sì un'area multifunzionale, ma in casi di picchi, quindi quando magari l'ufficio è tanto pieno, è allestito comunque con dei tavoli operativi in modo che io possa sempre trovare un posto in cui sedermi, anche se devo stare in ufficio per poche ore, che è quest'area qua. Le sale riunioni, come dicevo, sono pensate per favorire il lavoro ibrido, quindi sempre più spesso capita negli uffici di fare delle riunioni in cui tre persone sono in presenza e altre persone si collegano da remoto, e quindi l'integrazione della tecnologia in questo senso è fondamentale per favorire questo tipo di modalità, e anche l'allestimento stesso e la scelta dell'arredo cerca di favorire questo tipo di modalità. Questi sono i supporti collocati lungo il corridoio, diciamo la distribuzione centrale. E questa è l'area di cui parlavo prima, quindi questo è il grande tavolo in cui i dirigenti si siedono e hanno, diciamo, la loro tecnologia integrata, gli assistenti nell'area accanto, però al centro dell'ufficio.
Dal punto di vista estetico, l'obiettivo principale è stato quello di creare un ambiente identitario che quindi potesse riflettere quella che è l'identità dell'azienda. Quindi tornando un po' a quelli che sono i valori, in questo caso dal punto di vista di look and feel, Casa Peroni sarà ed è un ambiente luminoso e trasparente, quindi caratterizzato da delle cromie neutre, da colori chiari, tinte neutre. Lo stile industriale, quindi come dicevamo prima, se siamo in un contesto particolare in cui abbiamo deciso di valorizzare da un lato quelle che sono le caratteristiche dell'edificio esistente, e poi alcune scelte hanno seguito questo indirizzo, quindi per esempio i controsoffitti a vista con gli impianti a vista. Biofilia, quindi elementi verdi, il verde è stato integrato in moltissimi arredi, e ha sicuramente materiali sostenibili, quindi c'è una forte presenza del legno, e poi degli elementi identitari, quindi abbiamo cercato in modo anche un po' divertente di trovare quelli che possono essere degli stilemi grafici dell'azienda in cui, e poi cercare di interpretarli. Quindi non so se avete notato nelle foto precedenti, c'è spesso questo motivo ricorrente che nasce un po' da quella che è la materia prima, quindi dalla spiga, l'origine del prodotto, della birra, che è stato graficizzato ed è stato applicato in diversi modi, per esempio questo è un dettaglio di una libreria, oppure in questi pannelli decorativi che troviamo lungo i principali supporti, che sono sia in realtà estetici, ma hanno anche una loro funzionalità, quindi un po' schermano, dando un po', diciamo, un senso di privacy a chi sta all'interno. E sono stati poi declinati anche nelle vetrofanie, applicate a tutte le pareti, ma anche in modo un po' più stilizzato nella posa e nel disegno di queste pannellature acustiche a soffitto. Quindi di nuovo vediamo questa trama stilizzata che richiama un po' la spiga. Poi i colori sicuramente richiamano da un lato quello che è il prodotto, quindi il giallo della birra, ovviamente in una tinta più neutra, ma anche quelli che sono i colori corporate, quindi il rosso. Lo troviamo sia nelle palette dei muri, nelle pareti vetrate, nelle pareti che nei tessuti. E l'ultimo tema è quello della sostenibilità, quindi come ho già detto più volte, in questo caso sostenibilità è intesa sia per l'ambiente ma anche per l'uomo, e quindi dal punto di vista ambientale questo progetto ha raggiunto la certificazione LEED a livello Gold, ma l'approccio sostenibile è stato appunto rivolto molto, c'è stata una forte attenzione verso il comfort degli utenti, quindi sia dal punto di vista termico con delle strategie impiantistiche che acustico, quindi delle scelte dei materiali consapevoli, per esempio di pavimentazioni tessili o i controsoffitti nell'open space con delle pannellature, nelle sale meeting queste doghe sono in realtà di feltro, quindi aiutano a migliorare quello che è il comfort acustico all'interno dell'ambiente. E il luminotecnico, quindi la luce è stata pensata per dare il corretto apporto illuminotecnico alle scrivanie, ma anche molto flessibile, in modo che possa in qualche modo dare uniformità, ma non essere troppo vincolata a quella che è la posizione degli arredi in quel preciso momento. E sicuramente la scelta di materiali, quindi sempre più spesso ci troviamo, anche grazie al supporto delle aziende che fanno ricerca, a poter scegliere dei materiali certificati, riciclabili o che comunque vengano da processi di riciclo. Inoltre il comfort, diciamo ultimo punto, è sicuramente anche declinato in quella che è la scelta dell'arredo, quindi la scelta delle sedute che devono avere delle caratteristiche ergonomiche, ma anche la diversificazione delle scrivanie, come dicevo prima, quindi diversi tipi di scrivanie che possano sì venire incontro alle mie esigenze funzionali di quel momento, ma anche che possano favorire un'esigenza particolare, quindi c'è una quota parte di scrivanie regolabili in altezza che favoriscono diverse tipologie di uso. Il secondo progetto invece è un'azienda diversa, si tratta di B&W, che in particolare dei due gruppi, le finanziarie di B&W Financial Services e Alphabet Italia, che in un momento storico simile, quindi anche qui siamo diciamo nel 2020, decidono di rinnovare i loro uffici di San Donato. Loro si trovano in un edificio adiacente a quella che è la sede di B&W Italia,
e occupano quattro piani, quindi si tratta di una superficie di circa 4.000 metri quadri, un piano e mezzo diciamo occupato da Alphabet e gli altri tre da B&B Bank. E in questo caso l'idea è stata quella di adeguarsi, anzi la necessità di adeguarsi a quelli che sono i nuovi modelli della casa madre, quindi la casa madre sta promuovendo diciamo, un po' in tutto il mondo dei progetti di ristrutturazione uffici per adeguarsi a queste nuove modalità di lavoro ibride. Di nuovo parlando di funzionalità, quindi vediamo un modello di spazio di quest'epoca, quindi che favorisca questa modalità di lavoro. Come dicevo, ci troviamo a San Donato, questa è la sede che magari conoscete di B&W, questo edificio evidenziato in rosso è la Torre Beta, dove appunto si trovano gli uffici di cui parleremo. Questa è la planimetria tipo di uno dei piani, che come vediamo presentava prima dell'intervento alcune criticità. Dal punto di vista di disposizione planimetrica era asimmetrica e con una monocircolazione, e allo stesso tempo la profondità planimetrica è abbastanza importante, quindi c'era un'unica circolazione con degli spazi diciamo distribuiti sui due lati che non avevano permeabilità, quindi di nuovo il problema della permeabilità visiva. In più in questo progetto c'era anche un tema di scomfort termico, soprattutto in quest'area, dovuto all'orientamento dell'edificio e alla performance che aveva la facciata. Questo è un po' quello che abbiamo trovato prima dell'intervento, quindi come vedete il corridoio è molto chiuso, quindi anche tutti gli spazi collocati lungo l'esso principalmente con partizioni cieche, e nelle aree di open space molta densità, poco ordine, scarsa, come dire, scarso valore estetico, una scarsa identità, non si capiva bene dove si era. Questo è interessante in termini di utilizzo dello spazio, quindi come vediamo prima c'era un forte sbilanciamento tra quella che era l'area operativa e l'area di supporto, quindi su una superficie di 690 metri quadri il 75% era area operativa, principalmente uffici chiusi, open space e pochissimi supporti. Con l'intervento siamo riusciti ad avere un bilanciamento eccellente, quindi ribilanciando le aree operative e offrendo più opportunità di supporto che possono però anche essere utilizzate a livello operativo. E questi sono i principi di progettazione, quindi un po' uno zoning di quello che è il modello di spazio. All'ingresso, di nuovo, troviamo l'area più pubblica, da un lato quella più rappresentativa con le sale riunioni di taglio più grande e dall'altro questa che chiamiamo area speciale, nel senso che a ogni piano sviluppa poi un tema particolare che riflette i valori dell'azienda, quindi anche a livello comunicativo l'azienda ha deciso poi di dare un nome ad ognuna di queste aree per diciamo, far sì che potessero impersonificare un valore particolare dell'azienda. E poi la spina dei supporti centrali, che è stata fondamentale, innanzitutto ha permesso di ottenere una doppia circolazione per sfruttare meglio quella che è la profondità dell'edificio, e da un lato sono stati collocati gli uffici chiusi, in questo caso il management comunque ha deciso di avere delle postazioni degli uffici assegnati, però abbiamo proposto questa soluzione che chiamiamo Office and Meet, in cui la configurazione e l'allestimento dell'ambiente è a tutti gli effetti un ufficio chiuso, ma con un allestimento che favorisce anche la riunione, e in questo caso può essere utilizzato quando il manager non è in ufficio o è impegnato in riunioni anche dagli altri utenti, quindi diventano delle sale riunioni aggiuntive a tutti gli effetti. E la spina centrale garantisce la permeabilità sia visiva ma anche fisica tra le due aree. Questa è un po' la vista principale di questa central spine. Di nuovo l'analisi parte un po' da quelli che sono i valori, in questo caso sono stati proprio dettati da B&W, e quindi voleva uno spazio che rappresentasse sostenibilità, che favorisse la creatività, rivolto verso il benessere degli utenti, ma anche molto efficiente.
questa è una delle aree speciali in cui, come vediamo, ci sono diverse tipologie di array che può essere utilizzata sia per un momento di pausa, ma anche per fare delle riunioni, essendo anche pensata con l'integrazione della tecnologia. Vediamo velocemente quindi questi quattro piani, che hanno un assetto planimetrico molto simile, quindi l'intenzione è stata quella di renderli uniformi, ad eccezione del settimo piano, che è quello condiviso dai due gruppi, quindi sia da Alphabet che da Virgo Bank, e che quindi ha delle necessità particolari, ma è anche il vero proprio fulcro del progetto, perché è il luogo in cui le due aziende si possono ritrovare. Al sesto piano il tema che sviluppa questa area speciale è quello della creatività, quindi questo è il piano della creatività, che quindi ci ha dato un po' l'idea di promuoverla attraverso degli spazi riconfigurabili direttamente dall'utente, quindi di nuovo arredi mobili, una situazione facilmente riconfigurabile. Dall'altra parte abbiamo il blocco delle sale meeting, che poi si ripeterà su ogni piano. Come vi spiegavo prima, su questo lato, su questa fascia superiore, sono collocati tutti questi uffici chiusi con configurazione Office and Meet, e l'area Open Space, che alterna delle postazioni standard a dei tavoli, diciamo, più collaborativi. Questo è il settimo piano, quindi, come vi spiegavo prima, quello un po' diverso rispetto agli altri, in cui abbiamo questa grande Experience Plaza che diventa il punto di unione delle due aziende e l'area in cui c'è la possibilità di nuovo di fare degli eventi, delle conferenze, ma utilizzarla anche durante il giorno come semplice sala break o estensione di quella che è l'area ufficio. E questa è un po' questa è la foto di quello che è il risultato di questo spazio. All'ottavo piano, assetto planimetrico come i precedenti, l'area speciale invece rappresenta, essendo questo il piano dedicato alla sostenibilità, l'abbiamo chiamata Green Community, quindi più delle altre, diciamo, cerca di rappresentare anche proprio attraverso l'utilizzo di materiali e la scelta il tema della sostenibilità. E l'ultimo piano invece è quello, diciamo, più direzionale, che quindi vuole un po' rappresentare il tema dell'esclusività. Questo piano si chiama Premium, quindi comunque i prodotti BMW sono esclusivi da un certo punto di vista. E quindi anche quella che è l'area speciale ha cercato di favorire il concetto di tecnologia, con l'integrazione del monitor, per esempio, in questa parete vetrata, dei colori più scuri. Questa è la spina centrale, che, come vi spiegavo prima, è quell'elemento che permette la connessione, favorisce la connessione tra le due aree, offrendo però diverse opportunità lavorative, quindi abbiamo sia di supporti più che, quindi abbiamo sia dei boot di piccolo taglio, delle sale riunioni chiuse, ma anche degli spazi aperti, chiudibili, quindi abbiamo inserito queste tende acustiche che possono aumentare il livello di privacy della stanza nel caso di necessità, ma lasciare comunque lo spazio totalmente fruibile e aperto. L'area operativa, come vi dicevo prima, ha un'alternanza di postazioni di lavoro tradizionali con invece l'inserimento di questi tavoli rotondi, che sono stati poi disegnati su misura per creare sia una percezione visiva più piacevole, quindi rompere quello che è l'effetto batteria che caratterizza i vecchi uffici, ma anche per dare diverse opportunità, quindi di nuovo un tavolo che in qualche modo, nonostante sia una postazione operativa, favorisca un po' l'interazione tra gli utenti. Questa, vabbè, non mi soffermo troppo, di nuovo l'area di Experience, quindi questa vera piazza che unisce due gruppi, in cui caratterizzata dalla presenza di questa gradonata che può essere utilizzata per momenti di break, ma anche diventa proprio una grand stand nel caso di conferenze. Di nuovo il concetto di arredi riconfigurabili per adattare alla necessità particolare del momento. Qui è interessante anche il progetto grafico, nel senso che
Come dicevamo, questo progetto nasce dall'intento di adeguarsi a quelli che sono i nuovi valori della casa madre, però allo stesso tempo in qualche modo voleva comunicare anche quella che è l'identità locale italiana dei due gruppi, e quindi il progetto grafico sovrappone delle immagini dell'edificio di BMW di Monaco a delle immagini della nostra città. Queste sono le tre aree speciali che troviamo al sesto e all'ottavo nono piano, quindi spazi di aggregazione e lavoro, e come vi spiegavo ognuna si fa portavoce di quello che è uno dei valori dell'azienda. Questo è un altro progetto interessante, in quanto appunto lo spazio diventa uno strumento di riconoscibilità e si fa veicolo di quelli che sono i valori dell'azienda. Questo è un po' il modo in cui solitamente lavoriamo, quindi cerchiamo di trovare quelli che sono degli stilemi, dei segni di riconoscibilità del nostro interlocutore, in questo caso BMW, quindi le auto, e cercare di tradurli in concetti di spazio. Quindi qui vediamo per esempio i segni, abbiamo dato evidenza a quello che è il segno dinamico delle linee delle macchine, che viene poi tradotto in linee dinamiche nei ribassamenti a soffitto, nel disegno dei pavimenti, si riflette in generale nello spazio. Oppure il concetto delle lame che caratterizzano le calandre di BMW è stato interpretato sia nei controsoffitti con queste doghe, che nelle pareti con queste lame di legno che caratterizzano un po' la central spine. Il tema dell'illuminazione, quindi un'illuminazione dinamica, veloce, e di nuovo il tema della velocità lo troviamo nelle sfumature, quindi le pavimentazioni con queste sfumature che danno un po' questo senso di velocità, o della scelta per esempio di questa pavimentazione vinilica, questa trama molto dinamica che dà un po' di movimento allo spazio. E poi il fil rouge di questo progetto, quindi questo pattern che si ispira un po' a quella che è la visione dei prodotti, e di fatto è un triangolo specchiato e ripetuto che ha anche però una particolare funzionalità, quindi questo pattern si addensa e si dirada in base alle necessità funzionali e di privacy dell'ambiente. Quindi sulle vetrofanie è più aperto, in ambienti che vogliono essere più aperti si addensa quando c'è più necessità di privacy. E come vi spiegavo prima, ogni piano sviluppa poi anche dal punto di vista della comunicazione una particolare parola chiave scelta dalla casa madre. Quindi da un lato tanti punti comuni, sia dal punto di vista planimetrico, quindi uno spazio che a ogni piano io riconosco facile e semplice, ma allo stesso tempo caratterizzato da una particolare palette piuttosto che funzione. Il tema della sostenibilità è stato trattato in modo simile, diciamo, quindi anche questa è un'azienda, e anche un po' guidata dal nostro approccio, in cui il benessere dell'utente è stato posto al centro, quindi temi che abbiamo visto prima di comfort, ergonomia e attenzione alla scelta dei materiali. Giusto per concludere, abbiamo visto quindi due aziende diverse, con delle esigenze comuni, probabilmente soprattutto date dal momento storico in cui questi progetti hanno avuto origine. Quindi da un lato quello di avere uno spazio capace di rispondere a queste nuove modalità lavorative, e dall'altro cercare di promuovere un ambiente positivo, identitario, che possa migliorare il senso di appartenenza degli utenti rispetto all'organizzazione. E i progetti hanno dato risposta con due modelli funzionali che per certi versi hanno dei tratti comuni, ma in realtà molto specifici su quelle che sono le esigenze, e dal punto di vista estetico con un linguaggio molto personale, quindi alla fine un risultato opposto, sebbene l'approccio sia lo stesso. E quindi la riflessione che vorrei un po' avanzare è: che ruolo ha l'architetto in questo processo? Quindi per la nostra esperienza è fondamentale partire dall'ascolto, dall'esigenza delle aziende, quindi è solo attraverso un ascolto, un dialogo iniziale che riusciamo sicuramente a interpretare quelle che sono le esigenze e poi con la nostra professionalità tradurle, garantendo quindi degli spazi
veramente funzionali e sostenibili. Secondo me la sostenibilità sta un po', e l'innovazione sta un po' in questo, in realtà, fare un passo indietro e partire da quello che è l'ascolto. Io ho finito. In realtà abbiamo avanzato qualche minuto, quindi ne approfitto per proseguire la conversazione. GBPA Architects, ecco, voi tu appartieni a questo studio, insomma, lavori in questo studio. Che, come funziona questo studio, come è organizzato, giusto per inquadrare un attimo quello che poi è il ragionamento che hai fatto anche all'interno di quella che è la dinamica, insomma, dello studio. Sì, allora, come dicevo all'inizio, è uno studio basato a Milano, che lavora però principalmente in Italia, anche all'estero, e ci sono, diciamo, diversi filoni, diverse tipologie di progetto, quindi io in particolare in studio appunto mi occupo di progettazione di uffici, di spazi di lavoro, più in generale di interni, e poi ci sono un gruppo, diciamo, che lavora più sul building, sulla ristrutturazione di edifici. Quindi questo, cioè, siamo un po' organizzati a seconda di queste unità. Un business unit, sì. Quanti siete numericamente? Siamo una trentina. Quindi ancora, diciamo, per l'inizio internazionale in realtà, sì, non enorme. Sì, ecco, sì, no? Sì, sì. Vero, non tanto, però... Vuol dire che dovete essere specializzati in molte cose diverse, non fosse il proprio molto specifico lavoro che fate sul contract, quindi, credo. Guarda, quello che secondo me funziona molto bene è il lavoro di squadra. Quindi sicuramente ci sono delle persone più specializzate che guidano ovviamente quella che è la visione dell'ufficio, ma poi la forza di GBPA, come credo tante altre realtà, sono proprio le persone che ne fanno parte, quindi ognuno a modo suo porta poi una conoscenza, un'idea diversa, e quindi è un continuo stimolo e condivisione delle idee che poi porta a questi risultati. Tu eri già in studio durante il primo lockdown, marzo, sì, 2020, quindi sì, sì. Hai avuto modo di vedere, no, le richieste, anche come sono cambiate da parte dei committenti. Qualcosa mi sembra di aver intuito che è rimasto, no, del lockdown, della necessità di vedersi in forme non presenti, ecco, non in, sì, presenza, perché c'era tutto il ragionamento sugli spazi ibridi e sulla capacità di realizzare degli spazi, esatto, ibridi. Ma in realtà adesso poi la tendenza che vedi, questa è una domanda puramente di curiosità, però la tendenza che vedi è un rimbalzo, un ritorno verso la situazione pre-Covid, o comunque ci sono certe cose, certi criteri di cui ormai non si può più fare a meno, che sono entrati nel gioco del ragionamento della progettazione dopo l'epidemia. Allora, in realtà, come ho un po' velocemente anticipato, il Covid è stato diciamo un momento che ha accelerato questi cambiamenti, quindi dopo la pandemia tante aziende si sono ritrovate a dover affrontare questi temi, che però in realtà erano già dei temi con cui noi lavoriamo da anni, quindi il lavoro ibrido non è nato col Covid, nasce molto prima, diciamo che ha dato semplicemente, ha riportato più attenzione sul tema. E in realtà anche dal punto di vista degli utenti, forse ora c'è più bisogno, dopo la pandemia, di avere questa flessibilità. E quindi le aziende, per, come dire, secondo me anche migliorare quella che è la soddisfazione degli utenti, dà anche più spazio a questi temi. E poi c'è tutto un tema legato al fatto che i modelli di spazio che vedevamo prima del Covid in realtà erano poco efficienti, molto densi, troppe forme per troppe funzioni, quindi in realtà anche dal punto di vista economico molto onerosi, perché c'erano un sacco di spazi che iper specializzati, quindi venivano utilizzati per poco tempo solo per quella funzione. Quello che si cerca invece di ottenere adesso è un modello più flessibile, in cui gli spazi possono essere adattati a diverse necessità, e quindi anche essere più sostenibili dal punto di vista economico, perché con uno spazio solo posso avere un utilizzo più continuativo nel tempo e quindi più efficiente.
questo è un po' così. Ci sono dei software che usate, delle strategie che usate per comprendere, diciamo, qual è il movimento degli esseri umani all'interno di questi edifici, no? Che sono dedicati ad attività molteplici, per comprendere meglio come progettare un sistema, o diciamo, sulla base della vostra esperienza avete un protocollo? Insomma. Allora, non software, ma vecchio metodo, quindi di nuovo quello che dicevo prima, l'ascolto. Cioè noi partiamo sempre da degli incontri con le aziende, in cui si parte da delle interviste, quindi si ha proprio a che fare con gli utenti o con chi l'azienda ritiene essere, diciamo, interessato al progetto, per cercare di capire che uso fanno dello spazio, che tipo di, cioè, cosa trovano efficiente, cosa no, cosa vorrebbero migliorare. Ma la prima cosa da capire quando si parla di uffici è come usano lo spazio gli utenti, per riuscire veramente a capire quali sono le necessità, quindi come lavorano, di cosa si occupano, e questo lo facciamo attraverso proprio il dialogo con le aziende. Architetto, adesso sei molto giovane, mi permetto di dare del tuo, ma solo perché sono vecchio, non perché sono uomo, ci tengo a precisare, perché sono vecchio. E come vedi il mondo di riferimento tuo, no? Quindi gli uffici e il contract anche nei prossimi 10 anni, cioè sei riuscita ad individuare una tendenza, un'impressione che hai avuto di quello che è il prossimo futuro, delle prossime cose che saranno un must, ecco, che adesso sono soltanto come prima del Covid, no? L'ibridazione degli spazi di lavoro era una tendenza e è diventata dopo una crisi il mainstream, se vogliamo. Anche in questo modo riusciamo a capire, magari con qualche suggestione che hai avuto, se ci sono delle tendenze che magari ci stanno sfuggendo o che è interessante ragionarci su. Sì. Allora, secondo me la tendenza sarà sempre di più quella, come abbiamo visto forse anche con questi due progetti, quella di riportare il benessere degli utenti al centro e di favorire questo divario sempre più ampio tra la presenza fisica e il digitale. Quindi questo secondo me continuerà negli anni, quindi bisogna innanzitutto capire bene qual è il tema, quindi come per, cioè, capire il problema per riuscire a dare una risposta. E questi sono un po' i due filoni, secondo me, su cui si continuerà a lavorare, soprattutto in termini di uffici e di progettazione di spazi di lavoro. E fortunatamente lavoriamo in un momento storico in cui la tecnologia ci supporta, quindi l'integrazione tecnologica è fondamentale nella progettazione degli uffici. Forse oggi non ne abbiamo dato molto spazio, però è un tema che da subito in fase di progettazione deve venire considerato, quindi questo è un po' secondo me quello che succede. Ti è capitato di vedere quei filmati che circolano in rete su quelle persone che stanno usando il nuovo device Apple, con gli occhiali, il casco che si mette di testa e muovono le mani mentre camminano come degli psicopatici, cioè, sì. Il tuo modo di dare l'occhiale. Arriveremo pure lì. Tu pensi che questa cosa, quindi questa evoluzione delle tecnologie che tendono a accorciare, come dicevi tu prima, lo spazio tra l'incontro in presenza e l'incontro non in presenza, avranno un'ulteriore accelerazione più verso la tecnologia o più verso, diciamo, la progettazione? Ecco, perché in entrambi i casi, se la tecnologia che la progettazione concorrono, no, al tema di annullare la differenza o comunque far attendere a zero tra quelli che sono gli incontri di persona e gli incontri per interposta tecnologia, no? In questo senso. E l'impressione che mi ha fatto il casco della Apple, però beh, io sono un appassionato di tecnologia, quindi già nel 2006 un romanzo di fantascienza che vinse il premio Nebula, il principale premio di fantascienza, scritto da Bernard Vinch, questo autore che è uno dei più esperti di intelligenza artificiale, nel 93-94, un paio di cose, di gente che ci pensa da molti anni, ecco, racconta in questo libro queste device indossabili che sono simili a quelle dell'Apple, ma quella dell'Apple sembra primitiva rispetto a quella che descriveva lui, perché ci sono già in lavorazione, le Google Lens erano un esempio, non sono mai state commercializzate, ma ci sono proprio delle lenti a contatto, che sono in fase di studio, no? Queste lenti a contatto, insomma, non dico che azzereranno se tutti le indossano, la distanza tra,
però sono una risposta tecnologica a questa cosa qua. E credi che l'architettura arriverà prima a una risposta di questo genere, cioè degli spazi che consentono tecnologicamente, no, di ospitare degli incontri in cui la distanza tra incontro in remoto e incontro in presenza è totalmente zero, oppure pensi che ci arriverà prima la tecnologia? Ti faccio uno spoiler sul mio pensiero, penso che ci arriverà prima la tecnologia e che poi in seguito la mia progettazione si metterà al passo. Beh, il ruolo di noi professionisti sarebbe quello di cercare di anticipare, no, quelle che sono le esigenze, quindi per cercare di favorire questa integrazione. Però allo stesso tempo questa tecnologia è anche un po' pericolosa sotto certi punti di vista, no? Quindi secondo me l'architettura non deve poi perdere il focus di favorire invece le relazioni umane. Quindi da un lato andiamo sempre di più verso appunto tecnologia, intelligenza artificiale, l'interazione si azzera andando verso quella direzione. Quindi secondo me va trovato un equilibrio in cui la tecnologia è a servizio dell'uomo, ma lo spazio comunque è uno spazio positivo in cui le relazioni possono ancora avere diciamo il giusto scopo. Resta diciamo una scienza sociale, in parte. Io, a me piace credere così, però questa è un'opinione. Un ultimissimo ragionamento, poi ti lascio andare, avevamo qualche minuto, quindi volevo approfittarne, no, perché è sempre interessante insomma, chiedere a proposito del loro lavoro ai professionisti e agli esperti, no, di quello specifico campo. Sempre restando sulla tecnologia, spesso mi è capitato di vedere come diciamo la crescita, anche qui esponenziale, no, perché è tutto collegato alle GPU, a questi processori grafici che consentono di funzionare sia l'energia all'intelligenza artificiale, ma anche a tutto il resto delle macchine, in questo caso che producono delle simulazioni, no? La simulazione è poi il render, il famoso render dell'architetto, che vuole che sia un render in più, no? Questa frase che dice il cliente di solito, no? Che sia un render in più, adesso ha un'accelerazione, no? Anche lì esponenziale, grazie a questi motori 3D che sono in grado abbastanza rapidamente di consentire di fare un mock-up visivo. Un'azienda, ad esempio, grossa di Milano di progettazione, mi ha raccontato che loro sono riusciti ad abbattere il costo per il cliente per il mock-up di una stanza d'albergo. Ecco, vedi che avevo il contract, cioè, però prendo alla larga, ma ci arrivo. Il mock-up di una stanza d'albergo che di solito costava al cliente intorno ai 80, 90, 110, 150, a seconda della stanza, 150.000 euro, no? È diventato un mock-up che costa di meno, costa magari 10.000, è la possibilità di vedere tutte le luci, no, col passare del giorno, della notte, la disposizione, il colore della stanza, no, molto rapidamente, anche con un'interfaccia a disposizione del cliente, no? Questa cosa piace molto magari ai super arabi, dico super arabi perché sono quelli che insomma vogliono vedere tutto, perché pagano tutto, quindi giustamente vogliono vedere tutto. Ecco, questo tipo di tecnologie, no? Questo sviluppo del 3D, ma anche i visori in realtà virtuale più che aumentata, o magari la stessa realtà aumentata, sono tecnologie che state adottando, avete adottato, prevedete di adottare, oppure siete ancora, diciamo, molto sul lato umano, l'ascolto e il ragionamento? No, allora in realtà sono due cose che secondo me vanno un po' di pari passo. E per esempio noi all'interno dello studio stiamo pian piano anche cercando di capire come integrarle, quindi soprattutto sul tema di intelligenza artificiale stiamo facendo delle ricerche per capire quali strumenti possono magari favorire certi processi, però sono convinta che comunque non può sostituire una parte fondamentale del nostro lavoro, che invece è più legata appunto a questi temi legati al sociale, alla, no? comprensione, diciamo, sì. Può essere sicuramente uno strumento utile che, come dici tu, magari accelera i processi, abbatte i costi, sicuramente. Stiamo iniziando anche noi un po' a capirlo. State lavorando? Sì, sì, cioè, vediamo dove porta. C'è naturalmente un refino, l'architetto di solito, il progettista in generale, è una persona che abbraccia. Ma se, sì, secondo me... Però nessuno qui crede in sala che usi ancora, no, stilo graph e la, no, credo, forse non è ancora uno studente, magari. Ah, forse magari è più veloce anche usare quello, no, io dubito però che qualcuno sia ancora la penna e il righello, ecco. Secondo me bisogna essere aperti a questo cambiamento, è vero, infatti la scritta a mano comunque ha sempre la sua importanza, il suo peso.